L'Italia stanno attraversando la Murgia per passare in Valle d'Itria e poi sul traguardo di Carovigno, dove l'attesa è per i velocisti. Ci descrive il clima nella cittadina messapica, Salvatore Catapano. Riflettori puntati su Alessandro Petacchi, potrebbe essere lui a vincere oggi la tappa Policoro-Carovigno, unica in programma in Puglia per l'87esima edizione del Giro d'Italia. Già detentore di 4 traguardi in 8 tappe, Petacchi punta a raggiungere il record di Alfredo Binda, che nel 1927 si aggiudicò 12 tappe su 15. 142 km per il percorso odierno, tracciato in pianura, che vede appunto favoriti i velocisti. Da Policoro e la statale 106 Reggio Calabria-Taranto a portare il Giro in Puglia, a passaggio per Massafra, poi per Martina Franca, e saranno i meravigliosi scenari della Valle d'Itria a spingere la carovana rosa verso Carovigno, che ospita un circuito finale di 5 km da percorrere 3 volte prima del traguardo. L'intera Puglia ciclistica è mobilitata per questo appuntamento e proprio Carovigno si è resa protagonista per questa edizione di proposte di gemellaggio turistico-culturale fra le città toccate dal giro. A limitare la grande affluenza di pubblico in prossimità del traguardo e lungo le strade del circuito potrebbe essere soltanto la pioggia, ma si spera in un pomeriggio sereno. I precedenti proteggono stando sia a ruota ma anche un po' lateralmente, perché così riescono a ripararsi dal vento. Fu nel 99 il ciclismo. Ruota a te. Acqua e sapone con Franco Gini, acqua e sapone Caffè Mocambo con Franco Gini. Beh, i sondaggi SMS stanno dando in netto vantaggio il vostro Crescenzo d'Amore in prospettiva volata. Ma il nostro Crescenzo d'Amore è in ottime condizioni, però... Silvio Martinello, vorrei coinvolgerti ancora con una domanda alla difficile risposta. Tu che hai corso col miglior Cipollini e stai vedendo il miglior Petacchi. Un paragone tra i due. Guarda, Petacchi partendo sulla destra, adesso qui stiamo rivedendo anche a 500 metri dall'arrivo la scorrettezza compiuta da... più normale, perché io tra l'altro altri grossi velocisti, ho corso con Bontempi, ho corso con Van Poppel, ottimi velocisti, ecco, però Petacchi sinceramente mi sembra che abbia qualcosa in più di tutti questi e io lo paragono tranquillamente al miglior Cipollini. E dopo tornerei da Ferretti, direttore sportivo della FASA, lui che ha una quarantina d'anni di ciclismo in prima linea, magari anche lui potrà darci qualche indicazione sul valore assoluto di Petacchi. Per completare questo confronto, Petacchi alto 1,85, pesa 72 kg, Cipollini è 1,90 e quando è perfettamente in forma pesa 74 kg, quindi 5 cm di differenza, è più alto Cipollini, ma Cipollini pesa solamente 2 kg in più. Andiamo da Fabretti. In casa Vini Caldirola, Mobili Rubinetterie con Roberto Amadio. Allora, Amadio, Alessandro Petacchi è il più forte e ha tutta la squadra a disposizione. Gli altri sono meno forti e generalmente non hanno una squadra a disposizione. E allora che cosa fare? Cosa fare? Bisogna provare sempre a batterlo, anche se giustamente il corridore è più in forma. Però si è visto anche dove ha vinto McEwen che un errore, un qualcosa può sempre succedere. Oggi oltretutto è una giornata molto nervosa in gruppo per il vento e questa situazione, quindi staremo a vedere. Quindi insomma aspettare l'imprevisto. Ah, l'imprevisto? No, beh... Allora Lorenzo, sì, ti vedo lì. E sono i momenti in cui riescono a dare tutto in quel momento, perché io paragone un atleta quando deve dare tutto è come se gli capitasse un attacco epilettico, per dire, lì il valore non conta più. Vi è arrivata vero l'ultimo ragionamento di Ferretti, perché noi stavamo allargandoci nell'affrontare una curva. Perfetto, quindi Ferretti dice: se dobbiamo leggere i dati, Cipollini rimane superiore, però così, quando c'è uno sprint conta più il carattere, la cattiveria, la volontà, lo sfogo in quei 200 metri. Sono tanti i fattori che determinano. 8-1 ripresa in alto a destra con Enzo Leuzzi alla camera, poi Moto 2 ripresa in basso a sinistra con Francesco Simula. E gli altri due operatori sono Fioravante e De Palo, che seguono
la coda del gruppo e De Palo fa anche i passaggi da fermo. Attenzione perché adesso il vento almeno sembra abbastanza trasversale, c'è il treno della Passabortolo sempre davanti, ma sulla sinistra vedete che gli uomini della Saeco cercano comunque di stare lì, stanno organizzando anche loro un treno. Radio cronometro di marcia dei corridori. Il gruppo è allungato, l'andatura adesso è piuttosto sostenuta, siamo intorno ai 50-55 km orari, dunque nient'altro da segnalare. A voi. I trulli della Puglia, Alberobello è famosa per i trulli, ma ci sono queste costruzioni un po' in tutta la regione. Non si è reso conto, o perlomeno non gliene è importato molto, anche se stava mettendo in atto una manovra scorretta e pericolosa. Beh, ma che se ne sia reso conto, credo proprio di sì, se sì, non no, che si fatto. Sia reso conto, ma che non abbia pensato alla gravità di quello che stava facendo, anche se dopo l'arrivo mi ha confermato Mino Farolfi, che era andato ad intervistarlo, non si è fatto intervistare. E Farolfi era andato lì a intervistarlo perché era arrivato secondo, non sapeva ancora che ci sarebbe stata la squalifica, quindi lui aveva già il sospetto che probabilmente era stato visto e che, perché come ha ricordato il suo direttore sportivo, ora ci sono i mezzi per poter controllare tutti gli ultimi chilometri, insomma, quindi difficilmente scappano questo tipo di manovre. Ah, Carovigno, può partire la sigla, giro all'arrivo. Il ritardo del plotone è di 1 minuto e 17 secondi. Come sempre la Passabortolo, la squadra di Alessandro Petacchi, a comandare le operazioni in testa al gruppo e affiancati agli uomini di Ferretti, la Saeco, ovvero la squadra migliore per adesso, la squadra che vanta i primi due in classifica generale, Damiano Cunego e Gilberto Simoni. Con queste condizioni anche gli uomini di classifica sono costretti a stare nelle prime 20 posizioni, anche Garzelli, Popovic sono lì davanti, perché il gruppo potrebbe spezzarsi se una squadra si portasse al comando con l'intenzione serie di far selezione. Per fortuna per tanti corridori adesso la Passabortolo procede in fila indiana, sì in diagonale, ma non c'è la famosa doppia fila e quindi la velocità è... Entrati nella seconda settimana della Corsa Rosa, già percorsi quasi 1500 km, a una media generale di 38.750. Damiano Cunego ha un vantaggio di 10 secondi su Gilberto Simoni, terzo è Franco Pellizzotti, il delfino di Bibione dell'Alessio Bianchi a 28 secondi, quarto è Jaroslav Popovic a 31 secondi, quinto Giuliano Figueras a 52. Colui che era indicato come il principale favorito assieme a Simoni, ovvero Stefano Garzelli, insegue in ottava posizione a 1 minuto e 15. Ci sarà la cronometro la settimana entrante a Trieste, una cronometro di 52 km, mossa, diversi saliscendi, e lì potrebbe subire una rivoluzione la classifica generale, addirittura potrebbe andare in maglia rosa Popovic. Perché? Perché forse è il migliore tra questi a cronometro e 31 secondi sono pochi da recuperare. Sì, potrebbe succedere qualsiasi cosa, però il giro si deciderà al terz'ultimo, al penultimo giorno, sono le due tappe decisive, le più impegnative, corte ma con salite veramente toste, col Mortirolo, con il Gavia, l'arrivo in cima a Bormio 2000, con il Vivione questa salita di 20 km e quindi il giro sì, avrà uno scossone a Trieste, ma saranno decisive le ultime due tappe. Ho detto settimana entrante, la cronometro sarà alla fine di questa settimana, sabato 22 maggio. Andiamo in corsa. Steiner che detiene, ah, allora è lui, ok, perché beh, è coperto. Avevamo visto ferma anche la maglia verde, Wegman. Sì, sì, l'ho detto, Wegman. Anche Pollack. Pollack non l'ho visto, sì eccolo qui, adesso lo vedo, sì, perché sì, è proprio davanti a tutti, Pollack è fermo. Però non so se ha rotto la bicicletta oppure se è caduto. Sì, io sono con Pollack. Sì, per si è... Dai da Pollack. Sì, sì. Concludersi qui il giro per il colombiano che l'anno scorso riuscì a conquistare sia il premio della combattività che la maglia verde come miglior scalatore. Una corsa molto sfortunata quella di Freddy Gonzalez in questo 2004. Cerchiamo
di capire come si è evoluta la situazione dopo la caduta. Intanto la linea roata su uno dei tanti gruppetti che naturalmente si sono formati all'inseguimento ormai dei battistrada lontanissimi. In questo gruppetto 7 unità è quello proprio con Pollack che ha ripreso Di Lena senza nessun problema, è invece dolorante, affaticato, è proprio quasi scosso per quello che è successo, è Massimo Strazzer, maglia azzurra dell'Intergiro, continua a toccarsi la spalla destra, di prima sembrava il più grave ed è in effetti più grave, l'altro che ha preso botte brutte è proprio Massimo Strazzer, il quale fa fatica in effetti a tenere le ruote del gruppetto Pollack. Nessun problema invece per Pollack, che probabilmente farà di tutto, ventre basso, ventre a terra, per recuperare i migliori. Peccato per il veronese Strazzer in maglia azzurra dell'Intergiro. E adesso chissà quanti altri gruppetti di qui alla testa del gruppo. Noi ci proviamo, andiamo avanti. Perfetto, risali Lorenzo con il tuo motociclista e man mano che incontrerai Tori rispetto al plotone maglia rosa. Quindi ci sono i due battistrada, erano al comando già dal 60° chilometro, Vanotti e Liano. Poi c'è il gruppo maglia rosa con tutti quelli della Fassa Bortolo al servizio di Petacchi e gli altri a recuperare. Gruppo che è... Non so se è McGee, adesso staremo a vedere, forse... No, è Frisch, Nicola Frisch, numero 93. Martinello. Sì, purtroppo sono cose che possono accadere, soprattutto in giornate come questa dove tira un forte vento. Davanti naturalmente stanno continuando la loro corsa con... Beh, non riusciamo a... pressione che dovrà faticare il giusto e non so se ce la fa, perché sinceramente io a questo punto e Fabretti con me non riusciamo a capire per quanto si sviluppi questo frastagliamento. Gruppetti e gruppetti, gruppetti a 3, a 2, a 7, a 8, a 11, a 20. Stiamo vedendo adesso il gruppetto di Pollack. Ma Pollack è indietrissimo, Auro e Davide. Silvio, e ricordiamo è con, Pollack, è con la maglia te. Intergiro di Strazzer. Silvio? Sì, no, non credo che ci siano possibilità purtroppo né per Pollack né per Strazzer né per coloro che li accompagnano in questo difficile tentativo di ricongiungimento. Sono stati a terra, sono stati fermi per troppo tempo, davanti non hanno assolutamente rallentato, hanno continuato la loro marcia. Vedete che ci sono degli spazi enormi tra un gruppetto e l'altro. Sarà complicatissimo rientrare, anzi, visto che c'è un circuito oggi nel finale di 4 km e 300 metri, potrebbe accadere anche che ci sia un po' di confusione nel finale. Bene, chiedo naturalmente a Fabretti a ruota di controllare se ci siano altri velocisti attardati. Per adesso D'Amore, Pollack e Strazzer. Telepromozione, poi saremo di nuovo in diretta sulle strade del Giro. Light ha già conquistato tutti? Certo, con la naturale dolcezza del fruttosio. Ah, ecco qual è il segreto che lo rende così delicato. E soprattutto leggero, con il 30% di calorie in meno. Ma sempre con l'inconfondibile gusto di Estate. Fantastico Estate, ma che volete di più? Vincere uno dei fantastici premi di Estate. Seguitemi. Con il grande concorso Estate vince al Giro, per tutto il periodo del Giro d'Italia ci sono in palio ogni giorno un favoloso televisore LCD Samsung 32 pollici e ben 10 lettori DVD Samsung. E partecipare è semplicissimo, vero? Su tutte le confezioni di Estate c'è un codice e basta digitarlo sul telefono o via internet o inviarlo con un SMS per sapere subito se avete vinto. Semplice, no? E ora godiamoci il nostro Estate e sintonizziamo il nostro Samsung sul Giro d'Italia. Estate, disseta la tua voglia di sport. Carbina in greco significa fruttifera e qui, come abbiamo già avuto modo di ricordare, olio, vino, mandorle e fichi. Vi segnaliamo il castello del principe di Frasso, Gerardo Dentice, che lo comprò dal regno di Napoli e fu posseduto da questa famiglia sino al 1961. Nel castello di Carovigno sono passati Guido Milanesi, che fu uno scrittore, Ruggero Leoncavallo, Francesco De Pinedo, tutti Savoia, compreso Re Umberto e anche Guglielmo Marconi nel 1934. Siamo proprio all'ingresso di Carovigno, linea roata. Sì, soltanto per fare un po' più di chiarezza rispetto alla situazione in corsa, quel gruppo che dicevo con tutta la Gerolsteiner a ventre basso per aiutare Montgomery è il gruppo, il drappello più vicino al gruppo battistrada. Dopo, da lì in poi, ho detto, è tutto frastagliato a 6, 7, 20 e quant'altro, veramente nel raggio di chilometri.
e tra un paio di chilometri il plotone passerà qui sul traguardo. Mancheranno 12 chilometri e 900 metri, un circuito di 4 chilometri e 3 da ripetersi tre volte. Ci sono due curve insidiose, una i corridori la troveranno tra poche centinaia di metri sulla sinistra e poi l'ultima pericolosa all'ultimo chilometro, dopodiché ci saranno un paio di semicurve che porteranno il gruppo al passaggio. Sempre 70-80 unità, ecco, nel plotone principale. Queste una due curve di cui parlava Davide Cassani. Curva 90 gradi verso sinistra. E tra un po' l'ultima curva pericolosa, proprio agli ultimi 1000 metri. Qui adesso siamo a 1300-1400 metri dal passaggio. Radio Corsa ci informa che c'è un primo drappello all'inseguimento del gruppo Maglia Rosa, nel quale c'è la maglia verde Wegman ed è segnalato a 20 secondi, quindi potrebbero anche recuperare gli uomini, tra i quali Wegman, anche se è molto complicato visto il ritmo. Sì, però loro riusciranno a rientrare perché ci sono 6 o 7 corridori che sono in testa al gruppo, in testa a quel gruppetto a tirare, mentre la velocità del gruppo è sì sostenuta ma non è ancora elevatissima, poi queste curve aiutano l'inseguimento. Vediamo 4 uomini anche della Formaggi Pinzolo Piave, la squadra di Stefano Giuliani, ma soprattutto la formazione che ha nelle proprie fila Ivan 40. Eccoli qui con la divisa gialla e azzurra, i Formaggi Pinzolo accanto, mischiati ai Fassa Bortolo. Ci sono anche i Domina Vacanze, ci sono gli Alessio con Ferrigato. Ferrigato milita nell'Acqua e Sapone, quindi Alessio e Acqua e Sapone per cercare di contrastare lo strapotere di Petacchi. Questa è la penultima semicurva. Si volta Dario David Cioni, ci deve essere sincronismo tra i vari componenti la squadra. C'è Domenico Gualdi, c'è Corrado Serina, c'è Mario Manzoni che sarà l'ultimo uomo per Ivan 40. Oggi potrebbe essere la volta buona per il cremasco, quantomeno per lottare con Petacchi. Ecco il passaggio, siamo ai 12 chilometri e 9, il pubblico accoglie con un grandissimo applauso proprio Giuseppe Muraglia che è in testa al gruppo. Roata, te la linea. Lorenzo Roata, ci sei? Sì, sì, è il gruppo che ti sta sfilando in questo momento, è il gruppo di Montgomery proprio con Wegman, che come potrai vedere è a pochissimo e probabilmente era verosimile la previsione di Cassani, sarà l'unico gruppo che riesce a rientrare sui migliori. Bene Lorenzo, Davide controlla i passaggi. Sì, sta passando adesso Verbrugge della Lotto e anche un altro gruppetto composto da 10 corridori, tra i quali Dergant e Mazzanti mi sembra. Sì, e c'è anche Thomas Ziegler, sempre della Gerolsteiner. Andrea Fusco condurrà al termine di questa tappa la nona, il processo con numerosi ospiti, tanti argomenti anche oggi. A te Andrea. Sì, guarda, intanto c'è tra gli ospiti anche Gianni Motta, parleremo poi anche di questa giornata di riposo di domani, molto importante, è esploso in un fragoroso applauso. A te la linea. E prosegue nel proprio lavoro Marzio Bruseghin. Marzio Bruseghin, atleta di Conegliano, 29 anni per lui, 5 stagioni nella Banesto. E Petacchi è in testa alle vostre preferenze, gentili telespettatori. Il 49% di chi ci segue è indicato come Petacchi, l'uomo da battere. E non possiamo che essere d'accordo con voi. Fabretti, a te. C'è il ricongiungimento tra il gruppo Wegman e Montgomery e il gruppo della Maglia Rosa. In questo momento c'era anche Ruggero Marzoli. E abbiamo visto Frisch attardato. Roata. È una scivolata in curva.
Tra l'altro la caduta di Frisch ha bloccato tutti noi tra ammiragli e moto al seguito e per un attimo, per fortuna, non è sopravvenuto nessuno da dietro. Si è venuta a creare una situazione molto a rischio su un circuito peraltro bellissimo, a proposito delle polemiche a suo tempo. Questa volta il circuito cittadino o del paese è veramente bello, asfalto perfetto. Peccato che la festa nel paese è stata rovinata in precedenza questa caduta. Una volta ancora, quando la tensione si abbassa, è il momento poi più a rischio. Lo insegnano proprio i vecchi del ciclismo. Bruseguin, Cioni, Gustov e Ungaretto. Silvio Martinello, a te. Sì, vediamo ancora in testa al gruppo sempre uomini Fassa, in questo momento Gustov, che insieme a Codol e Bruseguin sono coloro i quali sono delegati appunto a fare il lavoro nella fase iniziale della preparazione dello sprint. Alle loro ruote i compagni di squadra Cioni, Sacchi, Tosato, Ungaretto e Velo, che sono pronti ad entrare in azione. Presumibilmente li vedremo entrare in azione dopo aver fatto questo primo giro, quindi a due giri dal termine, a 8 km dall'arrivo, mentre vediamo molto motivati appunto gli uomini Formaggi, Pinzolo, Fiavè, che staremo a vedere se il loro lavoro verrà in qualche modo finalizzato da uno sprint degno di essere chiamato tale di Ivan 40. E abbiamo visto Alberto Loddo, eccolo qui, corridore cagliaritano di Capoterra. Incomprensibile questa sua azione dal momento che Strazzer è dietro, quindi non sappiamo per chi stia lavorando Loddo. Per Petacchi, penso, perché non ha nessun senso questa tirata davanti di Loddo. Eccolo qui, Alessandro Petacchi e Ivan 40 alla ruota dello Spezzino. Poi troviamo un corridore della Alessio. Si tratta di Angelo Furlan. E siamo a un chilometro dal passaggio. Loddo affiancato a Tosatto. Gran lavoro per i compagni di squadra di Alessandro Petacchi. Vedete sulla sinistra Furlan. C'è anche Usov, il bielorusso, e c'è Naudus con la maglia Bordeaux di campione della Lettonia. Quando transiteranno sulla linea del traguardo mancheranno 8 km e 600 metri. Concluso il lavoro di Marzio Bruseguin, ha tirato per oltre 50 km il Veneto. Gustov con Codol ad occupare le prime due posizioni, risalgono i Lampre. Jan Svorada dovrebbe anche oggi tentare la volata, ieri ha ottenuto un quinto posto, sarebbe stato sesto ma come detto è stato declassato. Robbie McEwen, le divise bianche e blu della Fassa, eccoli, sono i nostri Fassa. E c'è anche Giovanni Lombardi in nona posizione per pilotare Andris Nauduz. Sembra incollato, 40 alla ruota di Petacchi. Chiude il gruppo la maglia verde di Wegman. Quindi sono rientrati gli uomini del gruppo Wegman, chiaramente per loro sforzo supplementare. Tra l'altro non mi sembrava ci fossero velocisti di rango nel gruppo Wegman. Bruseguin, sempre lui, fortissimo anche quest'anno. Marco Bruseguin, quanti chilometri che tira in questo giro? Si era defilato e poi è tornato in testa, pensate quanta birra hanno questi corridori della Fassa. Anche Cioni, nonostante il suo settimo posto in classifica generale, è lì in testa a tirare. E adesso affiancato a Petacchi abbiamo visto Robbie McEwen, anche oggi l'australiano si getterà nella mischia. Ecco Wegman con la maglia verde che è rientrato. Spezialetti che porta avanti la maglia rosa. Dario Daviccioni a ruota di Marzio Bruseguin, meno di 8 al traguardo. Chiude il gruppo Ruggero Borghi della Denardi, che in carriera ha vinto un trofeo dello scalatore. Gli uomini della Lotto per McEwen sono lì al fianco di Alessandro Petacchi. Vedete, gli uomini di classifica si mantengono nell'avanguardia del gruppo proprio per non
rischiare di rimanere coinvolti. Accelera ancora Bruseghin. Abbiamo visto una smorfia di fatica da parte di Fabio Sacchi, corridore milanese che dalla Saecco è passato alla Fassa Bortolo. Quattro uomini per McEwen. Quanta fatica che fanno in coda, perché il gruppo che si accorcia prima delle curve poi si allunga in coda, vi posso assicurare che è una fatica incredibile. Davanti l'andatura è un po' più regolare, quindi la fatica è più sopportabile. Cerca di rientrare Frisch in coda al gruppo, per lui una scivolata all'inizio del circuito. Qui siamo su Gert Stegmans, corridore di Hasselt, una città a pochi chilometri da Zolder, dove si svolse il mondiale vinto da Cipollini. Qui c'è il vento favorevole, qui si va ai 60 all'ora, vedete i corridori che sono stati doppiati, mi sembrava di aver visto anche la maglia azzurra di Strasser. Avanza Marco Zanotti, c'è anche Garzelli naturalmente nelle prime 30 posizioni. La Caldirola sin da metà gara è rimasta nella prima parte del plotone. Sempre i Formaggi Pinzolo, la squadra di Ivan 40, vogliono contrastare per quanto possibile lo strapotere della Fassa Bortolo. Fassa Bortolo, Lotto, si sono mischiati i due treni, anche due corridori della Formaggi Pinzolo. L'ultimo uomo per 40 sarà ovviamente Manzoni, ma crediamo che se il Cremasco avrà qualche chance dovrà per forza rimanere alle spalle di Alessandro Petacchi. Meno di 5 all'arrivo, un chilometro al passaggio. Sì, siamo ai 5 chilometri adesso. Fabretti, a te. Beh, Massimo Iannetti, grande numero per lui, è stato al vento per tantissimi chilometri, adesso per fortuna sua è riuscito a rientrare nel gruppo, un gruppo che viaggia adesso a velocità veramente sostenuta, come diceva già Lorenzo Roata, l'asfalto è bellissimo, dunque non ci sono pericoli di altre scivolate per i corridori. Vedo due uomini in Lamborghini, forse Vaitkus vorrà fare lo sprint anche oggi dopo il piazzamento di ieri. Vaitkus è compagno di squadra di Jaroslav Popovic. Mentre stanno passando sul traguardo altri corridori, naturalmente staccati in seguito alla caduta. Corastelli, Perez Quappio, Ljungquist, Renzo Mazzoleni. Un altro gruppetto sta passando in questo momento, tirato da Mario Scirea. Tra i Fassa c'è solamente un uomo della Lotto, è intorno alla dodicesima posizione, Magnus Bagsted, che potrebbe agevolare Furlan. La sofferenza di Strasser, il leader della classifica intergiro, rimasto coinvolto nella caduta. Massimo Codol è in testa, avanza Damiano Cunego con Gilberto Simoni, quindi Cunego e Simoni sino all'ultimo chilometro vorranno stare lì davanti proprio per non rischiare cadute. C'è un allungo, si tratta di Gabriele Colombo, il vincitore della Sanremo 1996, vuole portarsi in testa, evidentemente ha ricevuto l'ordine da Giovanni Lombardi, farà la volata Naudus in casa Domina Vacanze. Sì, Lombardi potrebbe lanciare Naudus, tra un po' partirà il treno della Fassa Bortolo e vediamo Massimo Strasser, dolorante dopo la caduta. È ai 200 metri dal passaggio. Ecco i gruppetti che stanno per essere doppiati. Dario Daviccioni è riuscito a superare Gabriele Colombo. Ancora la Fassa a dettare legge. A te Silvio. Sì, sono entrati in azione come previsto le seconde linee della Fassa Bortolo, quindi Daviccioni, Sacchi, Tosatto, Ongarato e Velo, che sono coloro i quali dovranno tentare di portare nella miglior posizione possibile Alessandro Petacchi, che è alla loro ruota tranquillo, mentre alla ruota di Petacchi si sta scatenando la solita lotta per cercare appunto di restare a ruota. Commovente intanto Gomis Lopez,
che spinge letteralmente Strazzer per fare sì che il veronese riesca a finire questa prova. Si è concluso il lavoro di Dario David Cioni, che ha un doppio ruolo qui al giro, uomo di classifica della Fassa e anche il treno per Petacchi. Eccolo lì Vaitkus a ruota di McEwen, secondo Petacchi, ieri. Petacchi, McEwen, Vaitkus, che evidentemente ci ha preso gusto e ha capito che può in qualche modo contrastare Alessandro Petacchi. Non vediamo Ivan 40, la sua squadra aveva lavorato molto dai meno 10 ai meno 5 km. Arriva Forster in casa Gerold Steiner, sarebbe stato l'apripista per Pollack, ma Pollack è in ritardo, dunque sarà Forster a disputare lo sprint. Vento favorevole, velocità intorno ai 60 orari. C'è Furlan, vedete, viene superato da diversi concorrenti. È la volta di Fabio Sacchi, atleta di Mediglia, 29 anni. Ecco Manzoni. Manzoni ha tirato molto, ma non abbiamo visto ancora Ivan 40. È stato a lungo incollato alla ruota di Petacchi. Eccola qua la curva a 1700 metri dall'arrivo. C'è Svorada, c'è anche Pagliarini. Noi seguiamo la maglia ciclamino di Petacchi, che anche oggi sarà l'uomo da battere. Tosato, Ungarato, Marco Velo, dietro di loro Alessandro Petacchi. È partito questo lunghissimo sprint, davvero si è specializzata la squadra diretta da Ferretti in arrivi di questo tipo. A ruota di Petacchi c'è Robby McEwen. Ormai all'ultimo chilometro, approccia molto bene la curva Matteo Tosatto. Alla ruota di Tosatto c'è Ungarato e poi Marco Velo, che sarà l'ultimo uomo per Petacchi. Si sposta Tosatto. Ieri Ungarato ha tirato per 800 metri, ha fatto un lavoro straordinario, quello che sta facendo anche adesso. Nauduz è a ruota di Lombardi. C'è anche 40, ma mi sembra piuttosto indietro, dunque Forster è riuscito a superare Ivan 40. Nauduz, poi Lombardi, si è rialzato 40, evidentemente non riesce a tenere il ritmo in questo finale. E parte Velo. Fase rischiosissima, Marco Velo adesso, ultimo uomo per Petacchi. A ruota di Petacchi c'è sempre Robby McEwen. C'è il vento contrario, quindi bisogna partire il più tardi possibile. Anche mi sembra Fred Rodriguez. In casa Acque Sapone, Fred Rodriguez prova ad anticipare tutti l'americano. Ormai siamo ai 200 metri finali, a centro strada sempre Alessandro Petacchi. Vediamo se riuscirà a passare all'interno. E non ce la fa, non ce la fa Petacchi. E Fred Rodriguez, l'americano Fred Rodriguez davanti a tutti. Sembrava fosse rimasto al vento troppo presto Rodriguez, ma evidentemente è un fondista questo atleta. E Petacchi, pur rinvenendo negli ultimi 50 metri, ha perso la volata. Sembrava tutto facile per lo spezzino e invece Fred Rodriguez ha avuto ragione di Alessandro Petacchi. A te De Stefano. Siamo con Alessandro Petacchi, all'ultimo non ce l'hai fatta, è stato più veloce Fred Rodriguez. Ma ho aspettato un attimo e c'era vento contro e niente, quando si tirano le volate con vento contro è più difficile. Partire da dietro si è un po' avvantaggiati, però nel finale ho fatto una bella rimonta. Un grande lavoro sempre dei compagni. Ancora 10 metri, sì, sicuro. Grazie ad Alessandro Petacchi. E un ottimo piazzamento l'ha ottenuto oggi Furlan, vedete il velocista veneto ha superato proprio negli ultimi metri Robby McEwen. Quindi ordine d'arrivo: Fred Rodriguez, Petacchi, Furlan e McEwen, con Ljungquist in quinta posizione, sesto Nauduz e settimo Zanotti. Non penso che sia Ljungquist il quinto comunque, anche se la grafica riporta lui. Fred Rodriguez è sicuramente il vincitore e festeggiavano
in casa acqua e sapone, vediamo di quanto ha vinto. È una ruota. Petacchi ha detto sarebbero serviti altri 10 metri, ma stavolta è stato anticipato Petacchi, nulla da dire, bravissimo Fred Rodriguez ai 100 metri raggianti. E qui siamo su Wegman, ancora dolorante, era rimasto attardato per la caduta, grande sforzo per lui e ha concluso questa nona frazione. Rodriguez, Petacchi, Furlan, McEwen, Rodriguez, per coloro che se lo fossero dimenticati, arrivò secondo alla Milano-Sanremo 2 anni fa, quando vinse Cipollini. Un velocista sui generis, nel senso che tiene bene anche sulle salite di una certa lunghezza. A te Silvio. Sì, grossa sorpresa, grosso lavoro della fassa, però oggi Petacchi non è riuscito a finalizzare al meglio. Se vogliamo andare a cercare un errore che può essere stato commesso, a mio avviso Velo è entrato in azione troppo presto, avrebbe dovuto lasciare un garato ancora davanti, ancora un po', visto appunto le difficoltà del rettilineo finale, questo vento contrario che ha fatto sì che Velo non fosse così lanciato da permettere la solita progressione a Petacchi. Comunque complimenti a Rodriguez che, anticipando Petacchi, è riuscito a tenere fino alla fine. E qui c'è una piccola discussione, un chiarimento tra Petacchi e Marco Velo. Evidentemente Petacchi aveva qualcosa da rimproverare a Velo, però obiettivamente è stato più tempista Fred Rodriguez. Alessandra, a te. Fanny Lombardi ci chiedeva piazzamento di Nauduz, al momento dovrebbe essere quinto, mi confermi Auro? Quinto, Nauduz sì. è sesto, dovrebbe essere alle spalle di Ljungquist, perché ho visto un corridore della Lampre, lo vediamo sulla destra, sesto. Dovrebbe trattarsi di Jan Svorada, quindi sesto Nauduz e quinto Svorada. Sì. Avevi ragione Davide, non era Ljungquist ma Svorada. Rivediamo la volata, Marco Velo e Fred Rodriguez che anticipa la maglia ciclamino Petacchi. Petacchi se ne accorge, però non riesce come ieri ad esprimere tutta quella potenza e non riesce più a rimontare. Un Fred Rodriguez che è riuscito a partire lungo e nonostante ciò a tenere alla rimonta di Alessandro Petacchi. Nauduz si pianta e McEwen può fare solamente un piazzamento. E notate, smette di pedalare Nauduz e il quinto posto glielo soffia Jan Svorada. Ci comunica Balan, il nostro regista, che sul Pullman Rai sono saliti i giudici per controllare la regolarità di questo sprint. Sorpresa, sorpresa oggi, sì, Rodriguez sorpresa. Proprio era colui che avrebbe dovuto lanciare Crescenzo d'Amore, invece ha fatto lo sprint perfetto. Ed è prima vittoria stagionale per Fred Rodriguez. Non cambia la classifica generale, Cunego 10 secondi su Simoni, 28 su Pellizzotti. Vi ringrazio.